Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti in questo nostro incontro. Partiamo dal provvedimento approvato a maggioranza con l'astensione del Movimento 5 Stelle riguardo alla legge per i servizi erogati in farmacia. E poi c'è l'esigenza di avvicinare, la volontà di avvicinare sempre più la Toscana alle istituzioni europee con 3 giorni di ricchi appuntamenti che hanno visto i consiglieri impegnati a Bruxelles. E poi Mazzeo ha incontrato le start-up del territorio all'interno del Festival di Pisa per scommettere sul futuro e far crescere la nostra regione a livello innovativo. Il primo tema riguarda l'aula del Consiglio che ha approvato con 32 voti a favore l'astensione del Movimento 5 Stelle alla legge regionale che disciplina i nuovi servizi erogati in farmacia, una farmacia sempre più vicina ai cittadini. Ascoltiamo all'interno di questa legge quali sono le novità. Nella sostanza noi adeguiamo la normativa regionale del 2000, è la 16 del 2000, alle mutate normativa nazionale. Dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi, e con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono da un punto di vista normativo e quindi dal punto di vista delle leggi oppure anche di accordi Stato-Regioni, eccetera, eccetera, a tutti quelli che possono essere i servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi, dicendo che possono essere spazi, devono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy, oppure spazi anche esterni alla farmacia, purché abbiano questi requisiti. Escludiamo soluzioni come gazebo o strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità, come è stato per il Covid, dove la regione, le aziende possono autorizzare, e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici, cercando di snellirli. Abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli, quelli che la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma, una norma che va a implementare l'attività che possono essere svolte cittadini, che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. La Regione Toscana si adegua a una normativa di carattere nazionale per offrire maggiori servizi in dei presidi come quelli farmaceutici presenti di fatto in ogni città toscana. È l'opportunità di erogare servizi aggiuntivi sul fatto, per esempio, dei prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei plessi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie, è un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi, un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. Vi ricorderete quanto fatto anche nella scorsa legislatura dal sottoscritto che portò nelle farmacie i CUP, che ha cercato di portare maggiori servizi aggiuntivi, alcuni esami diagnostici possono essere fatti e refertati direttamente in ambito farmaceutico. Ovviamente serve la presenza di personale specializzato, serve la possibilità di avere locali idonei, serve comunque, è un'opportunità essenzialmente per erogare maggiori servizi in maniera capillare anche in quella Toscana diffusa dove non sempre le persone riescono ad accedere ai servizi ospedalieri. Nel resto d'Europa si sta sviluppando, nel resto d'Italia, un concetto di farmacia nuovo e moderno dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendono e si comprano i farmaci, ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari. È un avamposto territoriale, soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie disagiate delle grandi città, del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi, potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale,
generale, dei pediatri di libera scelta, ma anche di specialisti. Potrà lì trovar sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che avvicina la prestazione del servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. Da questo punto di vista noi siamo convinti che la strada tracciata dal governo Meloni sia quella giusta. Sicuramente da questo punto di vista la risposta del Partito Democratico è tiepida, ma noi cercheremo di migliorarla nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Il voto è stato sicuramente positivo, poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR, dove tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. E si è conclusa la missione a Bruxelles, che ha visto una delegazione della Commissione europea del Consiglio regionale della Toscana partecipare alla settimana europea delle regioni e delle città. Per la delegazione toscana è stata una 3 giorni intensa, ricca di incontri e anche di soddisfazioni. È stata una missione sicuramente importante. È stata una scelta fortemente voluta da tutta la Commissione Politiche Europee, che ringrazio, perché in questi anni stiamo cercando di portare avanti tutti insieme una serie di obiettivi, e questa missione che ha visto la partecipazione di una delegazione della Commissione, a cui si è aggiunto con nostra grande gioia anche il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, ha permesso di anche individuare tutta una serie di temi e obiettivi che poi cercheremo di portare anche nell'operato della Commissione stessa, ma anche all'interno del Consiglio regionale. La cosa ulteriormente rilevante è stata la continua anche possibilità di confronto anche nei 3 giorni passati a Bruxelles, sia con il Presidente della Regione Giani, che il Presidente del Consiglio Mazzeo, ma anche di una folta delegazione dell'UPI guidata dal Presidente Lorenzetti. Questa dimostrazione di come il rapporto tra le istituzioni toscane e le istituzioni europee davvero ha necessità di essere costantemente alimentato da queste forme anche di approfondimento. Va detto che l'Europa è centrale e che dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per renderla tale, una vera Europa, un'Europa che si basi su una coesione autentica, che sia un'Europa in grado di dare risposte concrete a tutta una serie di questioni. Sapete il mio legame con il territorio, che ho sempre cercato di mettere avanti rispetto a ogni altra considerazione. E per questo, anche a seguito dell'incontro con gli europarlamentari Nardella, Torselli e Susanna Ceccardi, e anche a seguito di tutta una serie di incontri con i funzionari, abbiamo percepito che c'è un rischio, quella di una gestione eccessivamente centralizzata delle risorse da parte di Bruxelles. Credo invece che se veramente crediamo nell'Europa, in un'Europa dei popoli, bisogna autenticamente dare spazio ai territori, e quindi ecco, le regioni devono essere centrali, e soltanto così possiamo veramente fare emergere un senso maggiore di appartenenza. Illustrare le opportunità che il Consiglio regionale e Giunta regionale hanno scelto di dedicare alle start-up e alle imprese innovative del territorio in questi anni, ma anche un'occasione di ascolto e confronto per ricevere suggerimenti, indicazioni su ulteriori politiche da mettere in atto. È stato questo il senso dell'incontro pubblico dal titolo L'innovazione al centro delle politiche del Consiglio regionale, che si è tenuto nell'ambito dell'Internet Festival 2024, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale a Pisa.
La Regione Toscana è l'unica ad aver approvato 4 anni fa, io primo firmatario, una legge a sostegno dell'innovazione, delle start-up innovative, da finanziamenti a fondo perduto per chi ha un'idea nel mondo dell'università e della ricerca e riesce ad avere fino a 50.000 euro per poter partire e trasformare quell'idea in valore, in impresa. E poi il finanziamento, il sostegno alle imprese innovative che riescono a trovare dei finanziatori. La Regione immette le stesse risorse che l'imprenditore, che il soggetto privato investe sull'azienda innovativa. E poi il processo di internazionalizzazione per costruire un nuovo mercato e il premio innovazione per mandare un messaggio chiaro alle imprese innovative. Il rischio di fallire è alto, ma il fallimento non è un peccato. A volte dal fallimento si impara, si può cadere e ci si può rialzare. Questo è il messaggio che voglio mandare alle ragazze e ragazzi più giovani. Provate, scommettete sul futuro, costruite cambiamento e noi saremo al vostro fianco. La Toscana ha 2 punti di forza enormi. Uno è il suo sistema innovativo legato all'università, al CNR, ai centri di ricerca, ancora di eccellenza a livello internazionale, e quindi la capacità di spingere questa conoscenza verso un'economia, un fatturato, posti di lavoro. Le start-up toscane negli ultimi anni sono cresciute moltissimo come ambizione, come mercati, come voglia di diventare, quello si dice, unicorno in gergo, quindi aziende che valgano da 1 miliardo in su, non per i soldi in sé, ma per il tipo di crescita esponenziale che ci si immagina da tecnologie di questo tipo. Questa è la priorità a livello di innovazione, cioè portare i nostri innovatori all'interno di un ecosistema mondiale che è molto veloce e nel quale possono competere molto bene. La seconda priorità e la seconda sfida è quella della Toscana, diciamo, del passato che si sta aggiornando a grande velocità, quindi la trasformazione digitale del Made in Italy, della moda, del cibo, del marmo, della pelle, tutto ciò che è stata eccellenza toscana in passato e che con le nuove tecnologie può accelerare ulteriormente. Anche questo, il tema della trasformazione digitale, Toscana 1.0 serve a questo, è la sfida che permette alla Toscana attuale di continuare a essere leader nel mondo nei settori in cui l'è sempre stata. Le sfide chiaramente sono quelle di reperire fondi e risorse per riuscire a scaricare a terra le idee imprenditoriali che le start-up e gli imprenditori hanno rispetto alle loro linee di business. È chiaro che su queste tematiche le risorse pubbliche possono fornire solo una parte del supporto necessario, però è anche vero che ci sono, insomma, tanti altri strumenti a cui gli start-up possono andare a rivolgersi, altri interlocutori per ottenere le risorse necessarie, appunto, per poter muovere i primi passi e testare il loro modello di business. Noi nasciamo nel 2018 ormai qui a Pisa nel Gate Center come Gate SPA, 2022 come Gate 3 SRL per esportare il modello anche in altre realtà oltre alla Regione Toscana, con l'idea proprio di creare dei centri fisici di aggregazione per le imprese, restituendo anzitutto al territorio immobili di prestigio, immobili storici, quindi recuperandoli e restituendoli alla cittadinanza e al mondo dell'impresa, e creando queste aggregazioni proprio di imprese residenti all'interno di questi centri per facilitare il trasferimento tecnologico e per incubare le start-up, diciamo, di giovani che magari hanno un'idea imprenditoriale anche eccellente, ma che poi non riescono ad avere gli strumenti di accesso, sia gli strumenti di tipo finanziario, ma anche i servizi qualificati di cui necessitano per poter sviluppare e portare a mercato un'idea che può essere anche vincente, ma che poi ha bisogno di gambe per poter arrivare. Quindi noi cerchiamo di aiutare queste realtà a far nascere, far crescere il loro business, accompagnandoli proprio dalla fase della costituzione alla fase poi di test di mercato. E per questo nostro incontro è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti, delucidazioni e informazioni www.inconsiglio.it. Io come sempre vi aspetto qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.